Noi siamo partiti nel 1923, è nato il gruppo di Fonte, abbiamo ricostruito la storia e abbiamo scoperto che negli anni eravamo un gruppo unico, un grande gruppo, e sembrava giusto aprire i festeggiamenti insieme agli amici di Una di Fonte. L'amicizia, i valori comuni, un po' di sano campanilismo non guasta, però quando uno scopo è unico per tutti e due, non arriviamo a organizzare eventi come questo. Fonte Alto, abbiamo 130 soci, di cui una 90 alpini e una quarantina di amici di alpini. Quest'anno sicuramente è centenario, cioè sono mesi che lavoriamo e il risultato è stato ottimo, direi. Abbiamo la castagnata in ottobre, l'anguriare in luglio e tutte naturalmente la rappresentanza alle varie cerimonie del comune. Allora, la nostra storia parte ancora nel 1957, che si è formato il gruppo Alpini Una di Fonte. Nel tempo il gruppo è cresciuto, è maturato in varie manifestazioni, in varie cerimonie. Siamo riusciti a collaborare con il comune in vari eventi, in tantissimi eventi. Ci siamo distinti anche in questo splendido momento, in questo splendido centenario, perché insieme al gruppo di Fonte Alto abbiamo creato una bella coesione e tutti quanti insieme, senza nessun timore, siamo riusciti a creare un centenario rispettoso dei nostri avi e di tutti gli alpini che ci hanno preceduto. Sì, amicizia, spirito di umanità, collaborazione, perché noi alpini prima di tutto non vogliamo essere davanti, però stiamo anche dietro, un passo più indietro, però creiamo, riusciamo a costruire, riusciamo a fare sempre qualcosa di buono. Beh, diciamo un momento non importante, importantissimo, per il nostro comune, per la nostra popolazione, ma anche per me personalmente, in quanto mi trovo parte interessata nelle due funzioni. Sono un alpino da sempre e per ora tocca a me fare il sindaco in questo centenario meraviglioso. Sì, 100 anni non sono per tutti, verrebbe da dire, e soprattutto per i due gruppi di Onè e di Fonte Alto, che poi alla fine rappresentano tutto il paese e la cittadinanza del comune di Fonte. 100 anni, una tappa importantissima, una tappa costellata di avventure, di progetti raggiunti naturalmente, di tanta dedizione e determinazione, di tanto spendersi anche silenziosamente per il paese, facendo parte del tessuto sociale del paese stesso, anzi diventandone alla fine il tessuto sociale. Immagino questo paese 100 anni fa, subito dopo la tragedia della Grande Guerra, perché siamo ai limiti della prima linea del fronte, perciò paesi devastati che avevano vissuto non solo la guerra ma anche il profugato, ripartire, ricostruirsi, crescere con anche gli alpini e insieme agli alpini. Questo è un pensiero, è un sentimento che sia di buon auspicio anche per i prossimi 100 anni, non solo per gli alpini ma soprattutto anche per il paese stesso. Il futuro per noi alpini sicuramente non è roseo, perché come si sa non c'è più la leva e gli alpini vengono a mancare, però stiamo lavorando bene con dei giovani ragazzi della comunità che si stanno affiancando a noi. Anche noi come gruppo Alpini Una di Fonte abbiamo circa 50 ragazzi, soci, amici degli alpini, che continuano, che stanno iniziando a lavorare con noi e si stanno integrando in una maniera molto positiva. Domanda difficile, il futuro. Il futuro, abbiamo un po' da lavorare per sistemare tutto, ma intanto godiamoci la festa e poi vedremo.